Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Bentornato. Torniamo alla sede della Polizia Municipale. La sede della Polizia Municipale, torniamo a parlare. Abbiamo qui l'ufficio unico. Siamo alla Cadorna. Abbiamo l'ufficio unico e il Comune di Arezzo li sta trasportando tutti qui, infatti le due palazzine sono completamente occupate, perché adesso qui oltre all'ufficio unico con tutte l'anagrafe, tributi, commercio e così via, SUAP. Adesso è stata fatta anche l'altra palazzina, che è stato portato tutto l'ufficio ambiente, l'ufficio urbanistico, l'edilizia. Si è liberata la casa delle culture, è tutta vuota, quindi potrebbe essere utilizzata anche quella, è completamente nuova, ristrutturata. Prima avevo tutta la palazzina ex comando, che è completamente vuota, escluso il piano terra dove c'è l'università, quella dove avete detto presto, della terza età. Di là abbiamo la Coradini, ancora penso. Quindi, e poi alle nostre spalle abbiamo questa mega struttura che è rimasta adesso completamente vuota, una volta è stata utilizzata dall'università e adesso è completamente vuota, e quindi qui c'entra la sede della Polizia Municipale, non so di quale città, da Arezzo ne basta un pezzettino e basta, quindi non ho capito perché si deve andare a spendere. Poi per di più qui ci sono tutti gli uffici del Comune, oggi quasi c'è rimasto fuori pochissima roba, sono quasi tutti qui. Ci trasporti anche la Polizia Municipale, hai tutto qui. E poi c'è la nostra bella palazzina, la nostra amica. C'è anche il carcere, sì. Già fatto, è l'ex carcere. Questa sarebbe la camera di sicurezza. Bravo, c'è neanche da farla, è già prevista. E quindi i vigili urbani potrebbero venire qui tranquillamente, anche se c'è un problema che nel nuovo piano che ci ha presentato l'altro giorno in Pompa Magna il vice sindaco, questa piazza diventa pedonale. E quindi viene tolto il parcheggio. Glielo spieghi te agli automobilisti, agli impiegati del comune. Impiegati del comune, che diventa pedonale. È uno dei pochi parcheggi che funziona. Io sai che sono sempre stato contrario. Perché lo devi smantellare? Per quale motivo? La storia è vecchia. Che vecchia. Però a questo punto qui gli obblighi sono passati, non ci sono più, quindi di conseguenza perché lo devi smantellare? In effetti. Stai dicendo la stessa cosa. Però qui il nuovo piano prevede che venga fatta una zona pedonale e vengano tolte completamente le auto e vengono mandate alla Cadorna giù. Al Valdaccio. E quindi questo problema potrebbe essere, però. Di fatto qui la Polizia Municipale non avrebbe nessun tipo di problema. È il cittadino che viene qui, trova tutto il necessario per quanto riguarda la pubblica amministrazione. C'è lo spazio per i mezzi, le auto della municipale. Non ho capito perché andare a spendere. C'è già l'immobile, basta ristrutturarlo e farci quello che deve essere fatto, la sede della Polizia Municipale. Ecco, c'è da dire che immobili, appunto, tipo via Fabio Fizzi. Sono state aperte le buste. Sì. No, dell'invito a offrire e sono due le offerte. Una è della diocesi, mega parcheggio, dove siamo stati, dove c'è il mega parcheggio, dove? Via Fabio Filzi, c'è nessun parcheggio, strada stretta, via Fabio Filzi, ex asilo di proprietà della diocesi, da rifare tutto. Seconda ipotesi, Campo di Marte, dov'è l'agenzia delle entrate, dove gli uffici a questo punto qui sono già organizzati, quindi di fatto non so tutto, mi sembra che sia grandissimo, sì, la Polizia Municipale. Lì ci sarebbe, potrebbe starci. Lì ci potrebbe stare, perché in effetti gli uffici sono già dedicati, quindi non ci sono grossi lavori da fare, sono una piccola ristrutturazione, ma che lì a parcheggio lasciamo perdere. Mi sembra che ce ne sia ben poco, perché quel parcheggino piccolo dietro l'ex stand, davanti all'ufficio delle entrate, in cui c'entrano 50-60 macchine, è completamente occupato. Sarebbe un disincentivo. Ah, è vero, c'è il parcheggio sotto anche. C'è un disincentivo a quello che succede, insomma, da anni lì c'è lo spaccio e via dicendo. Però non è che puoi spostare la sede solo per il motivo. Non ho capito. Per di più adesso fanno chiudere anche le gallerie. Io dico, io giustamente la notte le fanno chiudere. Ma qui c'è tutto, non ho capito, perché si deve andare a spendere. Anche l'area di giù della manutenzione. È vero che è proprietà comunale, ma lì c'è da fare tutto. Qui abbiamo qui una struttura grandissima, già fatta. Ma cosa si va a cercare? Vabbè. Ricordiamo che mi sembra ci sia voglia di spendere e buttare via un po' di soldi. A bilancio pare che sia stato messo circa quasi 3 milioni di euro tra acquisto e ristrutturazione. E allora facciamolo nel nostro, non ho capito io, perché andare a comprare un immobile? L'immobile c'è già, ristrutturiamo questo, spendiamo la metà e diamo un servizio ai cittadini che vengono in questa piazza e trovano tutto quello che è. Di competenza dell'amministrazione comunale, trovano tutto qui.
Ma allora perché non ce l'hai portata a te quando arrivi? Hanno fatto un tempo, ho fatto la palazzina centrale, ci ho portato quelli, poi di là c'erano le scuole. Allora la potevi lasciare un attimo lì a Saione senza portarla laggiù in via Sette Ponti, no? E perché dovevo spendere 130.000 euro all'anno di affitto quando laggiù non spendevo una lira? È vero che si paga l'ATAM 110.000 euro, ma l'ATAM di chi è? Del comune. Centro Comune d'Arezzo, quindi. E perché devo buttare via soldi? Quanti anni sono adesso? Però lasciavi un presidio. Sono già 8 anni. Lasciavi un presidio a Saione. Vabbè, il presidio è un altro, si può anche vedere, ma sono 8 anni. 8 anni per 130 sono 1.040.000, te lo dico io. Sono soldi. Sono soldi. E con 1.040.000 oggi che risparmio d'affitto ci puoi fare questo. Quindi alla fine ti costerebbe niente col risparmio. Bravo. Che tu hai procurato. Bravo. Hai capito, sentito come la fa rigirare sempre, come torna il conto, torna sempre. I numeri non si discutono. Esatto, però... questa della Cadorna mi sembra di buon senso. Sì, mi sembra di buon senso. Ci vediamo domani. Ciao.